Ora è il momento del nostro nuovo collegamento con il nostro terzo ospite di oggi, che è Massimiliano La Rocca. Prego la regia di provare a contattarlo. Intanto invito tutti gli amici e le amiche che ci seguono da casa a inviarci i propri messaggi di saluti al nostro contatto WhatsApp 331-737-8030 per entrare in contatto reale e per potervi salutare facendo vedere le vostre foto, i vostri brevi video e chiamandovi proprio per nome e per cognome. Intanto, per nome e per cognome, chiamo Massimiliano La Rocca che vedo alle mie spalle nel maxi schermo. Ciao Massimiliano, buongiorno e bentrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tutto Come stai? Tutto bene? bene, grazie Massimiliano è in collegamento con noi da Milano e ci parlerà di un progetto molto interessante stamattina che, come accennavo, in premessa, durante l'anteprima, ci consente di poter esplorare il mondo restando comodamente seduti a casa. Allora, Massimiliano, parlaci di questo straordinario progetto chiamato Lucus. Allora, Lucus è un modo innovativo per viaggiare, per conoscere il mondo. Abbiamo, diciamo, creato questo progetto un paio d'anni fa, durante la pandemia, quando eravamo tutti chiusi in casa, ed era un modo per, diciamo, in qualche modo uscire di casa. Ma dopo la fine della pandemia abbiamo capito che in realtà era possibile scoprire il mondo in anteprima, un modo per far sì che le persone, diciamo, comodamente da casa potessero, insieme agli esperti sul posto, quindi persone da New York, da Hong Kong, da Singapore, dal Sudafrica, noi abbiamo oltre 300 guide nel mondo, potessero raccontare in diretta, in live streaming, questo tipo di esperienza passeggiando nella città, quindi attraverso dei walking tour in cui passeggiano nel territorio. Immaginiamoci New York di sera, mentre la nostra guida sta camminando a Times Square e nello stesso momento voi siete da casa e guardate in diretta New York, ma la cosa interessante è che potete interagire con la guida, quindi potete fare domande, scoprire nuove cose, diciamo soddisfare le vostre curiosità. Quindi è stato un modo innovativo per riuscire a far scoprire tantissime destinazioni alle persone e tra l'altro tra queste troviamo anche oltre 150 RSA del territorio nazionale attraverso Fondazione Amplifon e il progetto Ciao, in cui ogni lunedì diamo la possibilità agli ospiti dell'RSA di scoprire il mondo anche, diciamo, stando all'interno di queste case di cura. Quando si dice la necessità aguzza l'ingegno, un progetto, se non ho capito male, è nato proprio in piena pandemia? Assolutamente sì, era un momento in cui noi avevamo tanti local expert nel mondo e li raccontavamo il territorio attraverso Instagram, soprattutto attraverso i social media. A un certo punto tra i nostri local expert c'erano le guide turistiche, quindi le persone che diciamo già per lavoro facevano questo. A quel punto abbiamo pensato, loro potevano uscire perché da professionisti potevano uscire mentre noi eravamo chiusi in casa, ma loro non avevano i clienti e quindi a quel punto abbiamo detto, ma perché non proviamo a far vedere le città anche in questo modo, quindi attraverso una guida che passeggia nella città e ce la sta raccontando. Noi abbiamo anche un piccolo contributo video che ci hai inviato, se sei d'accordo lo condividerei con il nostro pubblico Assolutamente. a casa. Sono Enrico. Io sono Simona. Buon pomeriggio da Antonio. Sono Claudia. Mi chiamo Rishi. Io sono David. Mi chiamo Ines. Che dite? Andiamo? E come dicevamo, molto bello il video che ci dimostra come pur stando tranquillamente a casa possiamo girare il mondo, ma come dicevi tu, una delle peculiarità del progetto è che a differenza di qualsiasi video che possiamo fruire su internet, con Lucus in realtà possiamo interagire con la nostra guida e quindi è un po' come se fossimo
proprio lì sul posto, e il fatto di potersi confrontare, di poter fare domande alla guida rende l'esperienza davvero reale quasi, no Massimiliano? Sì, è proprio così, è una vera e propria esperienza immersiva, perché in primo luogo sei in diretta, quindi stai vedendo quella città in quel momento senza filtri, perché tutto ciò che accade lo stai vivendo anche tu insieme alla guida. Ma la cosa davvero interessante è anche il fatto ovviamente di avere diciamo il local expert, quindi la persona sul posto che ti dà tutto il suo know-how, tutto il suo contributo di approfondimento, ma il fatto che tu puoi anche interagire, quindi per esempio la persona, diciamo il local expert, sta passeggiando nella città e tu puoi fare domande e lui magari torna indietro a farti vedere un negozio a cui hai chiesto prima informazioni. Quindi in qualche modo i partecipanti ai nostri viaggi digitali pensano come è come se fossero lì fondamentalmente, pensano che diciamo il local expert sia una sorta di alter ego che in quel momento sta passeggiando al posto suo in quella città. Progetto davvero molto interessante. E se tu sei d'accordo con me, io farei qualche approfondimento, però ci fermiamo soltanto un istante, ritorniamo subito dopo la pubblicità. Perfetto. Siamo in collegamento con Massimiliano La Rocca da Milano, che ci sta raccontando di questo bellissimo progetto nato durante la pandemia, quindi un progetto giovanissimo che si chiama Lucus e che, come avete sentito, ci porta ad esplorare il mondo stando seduti comodamente nel nostro soggiorno, nel nostro salotto di casa, e potendo però interagire con le guide locali, che ovviamente ci consentono di fare un'esperienza immersiva pur non stando realmente con loro. Questo perché potendo interagire con loro l'esperienza del viaggio è davvero molto molto viva. È un progetto giovane, dicevamo, perché è nato da soli pochi anni, che però ha portato a casa già dei bei risultati con grande soddisfazione per suoi founder. Massimiliano, ecco, quali sono stati i passaggi topici dalla realizzazione, dalla creazione del progetto ad oggi? Diciamo, come ogni startup, è stata una lunga camminata, ecco, si dice che si viaggia nel deserto e alla ricerca dell'oasi. È stato un po' simile, nel senso che il primo passaggio è stato iniziare a raccontare il territorio attraverso dei local expert, quindi noi lo facevamo, ripeto, sui social, l'ho accennato prima. Poi a un certo punto eravamo in pandemia e a quel punto eravamo chiusi in casa, c'è stata l'idea di raccontare il territorio attraverso le nostre guide, i nostri local expert sul posto, attraverso dei video, e da lì abbiamo iniziato a usare Zoom, no? Perché era un'applicazione che si usava molto durante quel periodo. Abbiamo visto che era molto interessante raccontare i territori in questo modo, quindi in diretta e facendo interagire le persone insieme al local expert. E a un certo punto ovviamente abbiamo deciso poi di sviluppare tutta la nostra piattaforma in HD, tutto il nostro streaming ovviamente, per cercare di migliorare l'esperienza, di renderla il più attiva possibile. Da lì in poi abbiamo iniziato a vedere che tante aziende hanno iniziato a contattarci per attività di loyalty, nel travel, per far vedere in anteprima delle destinazioni, quindi abbiamo iniziato a intuire che c'era interesse in questo tipo di format, fondamentalmente, perché non esisteva sul mercato, diciamo, questa tipologia di format. E a quel punto abbiamo deciso di svilupparla ancora di più, e tra l'altro voglio citare il progetto Ciao di Fondazione Amplifon, di cui siamo molto orgogliosi, perché ci permette ogni settimana di far viaggiare digitalmente in tutto il mondo gli ospiti di oltre 150 RSA sul territorio nazionale. E questo è davvero per noi un orgoglio, perché vedere dall'altra parte gli ospiti dell'RSA tornare a viaggiare in qualche modo, magari ricordarsi delle esperienze, dei luoghi anche dove sono stati, sicuramente qualcosa di toccante che ci fa sentire molto bene. Sì, questo è un aspetto davvero molto bello del progetto, perché ovviamente può essere fruito da chiunque, però quando è fruito da persone impossibilitate a muoversi, il progetto acquista un valore davvero incommensurabile, per cui vi faccio davvero i miei complimenti per questa intuizione geniale. Mi auguro che le RSA e le altre strutture che ospitano pazienti che non possono muoversi crescano sempre di più, in maniera
tale che il diritto al viaggio, la possibilità di conoscere il mondo non sia preclusa a nessuno. Assolutamente, è una cosa che dico sempre, in qualche modo abbiamo fatto, diciamo, tornare a viaggiare persone che non potevano più. E voglio solo citare una mail che ci è arrivata dall'esterno, non da questo progetto, di una persona, non ha specificato ovviamente quale fosse la malattia, ma ci ha ringraziato perché ci ha detto nonostante io sia immobilizzato posso in qualche modo continuare a viaggiare, vi ringrazio moltissimo. Per noi questo vale davvero tanto. E noi ti auguriamo di ricevere centinaia di mail come questa, vi auguriamo di portare a casa tanti altri traguardi e tanti altri successi. Tienici aggiornati perché torneremo a parlare di Locus con molto piacere in futuro, laddove ci fossero novità, per cui auguriamo a te e a tutto il tuo team buon lavoro e davvero la possibilità di arricchire il vostro palmarès di tanti bei successi. Grazie mille anche a voi per averci ospitato, quindi vi ringraziamo per aver raccontato la nostra storia al vostro pubblico e ancora buona giornata. Grazie a te Massimiliano, arrivederci.